E il MACOD più a buon mercato, poi vedremo che termine più a buon mercato, è ancora estremamente efficace. Cioè esiste una retention molto alta, per esempio per dei malware che costano pochissimo, basati su tecnologia Java o su tecnologia Flash, che sono super efficaci, perché comunque i clienti ancora non hanno fatto l'update della Java o del Flash o di qualunque altro sistema operativo che utilizzano l'ultima versione. Banalmente perché sono clienti molto grandi, con ecosistemi molto distribuiti, quindi difficili da aggiornare, o perché magari soprattutto Java è ancora legato in alcuni casi ad alcune applicazioni core del cliente, per cui ho clienti che mi dicono: guarda, è vero, ma io ho un problema, o aggiorno Java o aggiorno l'applicativo specifico fatto 20 anni fa che utilizzo ancora, che però lavora con Java in qualche modo, no? E quindi è un problema che è un fatto di business. Il mondo del cybercrime lo sa benissimo, siccome il cybercrime è un'economia, per carità, un'economia illegale, ma sempre un'economia, e quindi segue tutti i criteri di economia, cerca di ottenere il massimo risultato con il minor investimento possibile. Quindi le infrastrutture tradizionali non sono comunque in grado di gestire dei MACOD tradizionali, per cui perché andarmi a spingere su uno zero day quando funziona benissimo la stessa cosa che costa $40? La modalità di accesso al dato è diversa. Primo elemento, come vi dicevo prima, prima i dati venivano rubati, adesso i dati vengono copiati, sempre e comunque difficilissimo che ci sia un'exfiltration di dati, nel senso che proprio il dato viene rubato. L'accesso al dato non è più solo ed esclusivamente per rubarlo, ma ci sono altri processi, per esempio quello che abbiamo visto con un attacco che si chiama CryptoLocker, che di fatto prevede la possibilità di utilizzare alcuni zero day, entrare all'interno del cliente, entrare all'interno del database del cliente e criptare porzioni di database senza sapere quello che c'è. Secondo me è potenzialmente, come dire, critico, faccio un cripto questa porzione del database, dopodiché arriva la mail, vuoi la chiave per fare il decrypting, ok, fammi un bonifico o mandami un pagamento PayPal a questo indirizzo, ok? Chiaramente questo è anche un altro lato della medaglia dell'accesso variegato al dato, quindi con l'avvento dell'attivismo e quant'altro ci sono anche delle attività molto orientate alla distruzione del dato stesso, quindi il defacement del sito, ma proprio anche alla distruzione del dato per comprare il dato. Gli attaccanti sono molto molto sensibili al cloud e quindi a utilizzare i criteri di autenticazione locali per accedere alle informazioni che sono presenti sul cloud. Vi faccio un esempio: noi utilizziamo Salesforce, no? Salesforce.com come CRM, che è un CRM cloud. Ecco, se qualcuno entra sul mio PC, più o meno trova quello che c'è sul mio PC, quindi quello che scarico, quello che non scarico, cose non però fondamentali, sinceramente. Se qualcuno entra sul mio PC e prende i miei criteri di userite e password, quindi di autenticazione, che in single sign-on poi sono gli stessi che mi fanno replicare al cloud, ha visibilità dei nostri clienti sul CRM con la mia visibilità, quindi con la visibilità della mia regione massima. Quindi entra, l'attacco è cercare di entrare all'interno del mio PC non per perdere le informazioni che sono lì, ma soltanto per stillare, prendere i criteri di amministrazione e di autenticazione sulla rete, per poi utilizzarli su piattaforme condivise dove il dato ha una sensibilità superiore. E poi vedremo che proprio le credenziali di autenticazione di un singolo individuo all'interno di un contesto lavorativo o magari su social networking e quant'altro hanno in questo momento sul black market un valore rilevante, molto più per esempio di una carta di credito. Questo lo vedremo dopo, già ve l'ho raccontato. Chiaramente tutto quello che è orientato alla componente professionale e quindi trastata per veicolare un attacco sia sul web normale che sul social networking, chiaramente è preferito, proprio perché comunque tutto quello che noi consideriamo più sicuro, tra virgolette, perché ripeto, magari viene da un contesto lavorativo o perché magari me lo manda un amico che lo conosco, eccetera, chiaramente aumenta in maniera significativa la possibilità che io accetta e vada avanti con l'operazione che mi viene proposta. E una cosa secondo me estremamente importante è questa, cioè quella relativa a quella che noi chiamiamo gli attacchi di filiera,
cioè non esiste più cliente grande e cliente piccolo, ormai c'è una grande interconnessione, no? Quindi sempre nella logica di cercare di massimizzare il ritorno, io perché devo entrare in Fiat direttamente, che suppongo abbia degli strumenti di protezione adeguati al tipo di business che fanno, al tipo di spending di IT che hanno, quando magari potrei entrare nel piccolo supplier che fa i parafanghi per Fiat e che però magari è connessa con il criterio che dicevo prima, in qualche modo su qualche punto con Fiat. Sicuramente sarà un'azienda piccolina, sicuramente avrà uno spending IT molto ridimensionato rispetto a quello di Fiat, non porrà molto probabilmente adeguata attenzione alla security, potrebbe essere utilizzata per bridge per entrare all'interno di Fiat. Questi sono gli attacchi di filiera, attacchi che partono dal privato per arrivare al pubblico, attacchi che partono dal pubblico per arrivare al privato, attacchi che partono dal piccolo per arrivare al grande. Cioè utilizzare dei bridge sul mercato che consentono, minimizzando lo sforzo e quindi il costo, l'effort economico, di ottenere lo stesso tipo di risultato o un risultato più alto. Quindi, quello che vi dicevo prima, no? Alcuni prodotti takeaway, l'85% delle URL malevole che sono state postate durante gli ultimi 6 mesi erano localizzate in siti legittimi. Quindi non ho bisogno, devo fare in modo che la persona, l'utente clicchi. Per far questo io ho bisogno che il repository, il sito che pone quel tipo di informazione sia quanto più trattato possibile. Perché più è trastato e più la possibilità di. Quindi non si può bloccare più in nero, diciamo con un approccio on off, no? Prima blacklist o whitelist, perché ogni sito, soprattutto quelli legittimi, sono in questo momento i più, come dire, bersagliati, anche perché poi il sito legittimo è molto variegato, avete visto l'attacco al figura come è avvenuto, no? L'attacco al figura non era stato fatto dal sito al figura, l'attacco al figura era un attacco che era stato fatto tramite Facebook, che aveva una diciamo promozione speciale riportata nell'ambito dell'home page di Alpidur, ma con un repository esterno, quindi un'agenzia esterna che forniva quel servizio, che era stata hackerata, quindi attacco di filiera. Voglio utilizzare Alpidur come brand, non vado da Alpidur, vado dalla piccola agenzia che fa la pubblicità per Alpidur, prendo la differente da password della persona del marketing che per questa agenzia amministra Facebook, gliela rubo, utilizzo le sue credenziali per inserire all'interno di quella pubblicità un exploit, e a quel punto, nel caso specifico era una variante di Zeus, a quel punto quando le persone cliccano automaticamente vengono infettate, okay? E cliccano che cosa? Cliccano sul sito di Alpidur una vacanza che nel contesto era, nello specifico era proposta, non ricordo a che prezzo, però una vacanza sul Mar Rosso a un prezzo scandaloso, che ne so, 80 euro, 100 euro, no? Quindi è chiaro che sono sul sito di Alpidur, come dire, sulla pagina Facebook di Alpidur la voglia di andare a cliccare è molto alta, no? Cliccando vi si mette dietro uno zero day e di fatto nel momento in cui andavo a fare la prima transazione bancaria, nello specifico, aveva il compito di andare a rubare tutte le credenziali di autenticazione, no? Quindi gli attacchi sono abbastanza complessi e sono fatti per offuscare, offuscarsi e creare confusione, no? Sia dell'utente, che alcune cose vengono percepite, molto spesso non percepisce nulla, ma anche nei sistemi antivirus e nei sistemi tradizionali. E quindi ci sono dei redirect, per cui io apro questa pagina ha un pezzettino di codice che in maniera offuscata su HTTPS mi riporta automaticamente su un'altra pagina senza che io ne abbia visibilità. Su quell'altra pagina, siccome c'è un autorunning, quindi un dry and fly, come si chiama nel gergo, mette subito in operatività un eseguibile che di fatto installa un altro pezzettino di codice sulla macchina che mi riporta su un'altra pagina che fa lo scarico, il download fisico dell'elemento Markov e che apre il canale di ritorno e mette la macchina in mano all'hacker, no? Questi processi sono tanto più complicati quanto più sofisticato vuole essere l'attacco e tanto più sofisticati quanto più importante è l'infrastruttura perimetrale di difesa che il cliente vuole essere. E abbiamo rilevato attacchi che hanno fino a 20 predilezioni, quindi attacchi estremamente complessi, e questi sono un po' di numeri che comunque vi trovate.
Nel 2013 WebSense ACE, quindi l'Advanced Content Engine di WebSense, ha bloccato 1 miliardo di esche. Le esche sono le mail che arrivano piuttosto che con il fine di far cliccare qui perché c'è l'offerta, come dicevo prima. Ci sono le invitation sul social networking, ci sono le attività come quelle di Alpitura che vi raccontavo e quant'altro. Abbiamo bloccato 1 miliardo e 800 mila redirezioni, abbiamo bloccato 67 milioni di exploit kit. E quando io dico bloccato intendo degli exploit kit che non erano identificati ancora in quel momento dalle tecnologie tradizionali, no? Perché noi lavoriamo con una modalità particolare di analisi comportamentale che poi, insomma, se avete voglia e curiosità vi racconto. Abbiamo bloccato dei dropper file che sono degli elementi malevoli che dopo vi racconto, e abbiamo bloccato 1.100.000 column, cioè i famosi canali di ritorno. Quindi quando un cliente arriva ad avere un column aperto, quindi da un PC all'interno della mia organizzazione, un canale quasi sempre in HTTPS che comunica con una macchina dall'altra parte, è pure un problema grande, perché nella migliore delle ipotesi è inserito una botnet per fare determinate cose, nella peggiore c'è qualcuno che sta prendendo i dati o gli sta stilando le applicazioni su network. Okay. Allora, su questo avete curiosità, spunti, osservazioni? Feel free, eh?